Allora, buonasera a tutti, cominciamo l'appuntamento di questa sera. Siamo qui con l'Associazione degli Architetti del Paesaggio, che rappresento per la sezione Lombardia, con questo incontro molto interessante che avvieremo con Franco Farinelli, che è qui accanto a me. L'autore è Alexander von Humboldt, naturalmente, dei Quadri della Natura, che è questo libro corposo che vedete appena rieditato, con integrazioni e iconografiche e di testo, appunto a cura di Franco Farinelli. Seguiranno, e sono qui tra il pubblico perché anche loro sono interessati a vedere le immagini che Franco ci mostrerà, anche Gioia Gibelli, Riccardo Gini e Piero Pellizzaro. E il tema di stasera è la conoscenza del paesaggio. Quindi andiamo ad indagare di che si tratta, quali sono i meccanismi, i processi che regolano la natura e quindi il paesaggio, per poi, a partire da quelli e non da altro, anche se il tema continua a essere poco frequentato, ma questo deve essere, questo rivendichiamo noi progettisti di paesaggio, a partire dalla conoscenza del paesaggio poter realizzare trasformazioni, quindi sì compatibili, quindi sì sostenibili, quindi anche resilienti, come poi vedremo oggi. Perché altrimenti si fa un gran parlare tra obiettivi, speranze e diciamo parole in genere spese su quello che è il paesaggio e l'amore che abbiamo per il paesaggio, ma poi non siamo in grado, come stiamo dimostrando ancora oggi, con trasformazioni non sempre ben realizzate, non siamo in grado di gestirlo bene. Il tema oggi è urgente. Sappiamo come anche recentemente siano emersi anche i piccoli, i più giovani, su questi temi di proteggiamo il pianeta, e siamo tutti d'accordo, non c'è alcun dubbio, l'urgenza anche c'è e non c'è alcun dubbio, obiettivi, criteri, sottoscrizioni anche a livello internazionale. Quello che forse continua a mancare, e stasera vorremmo anche appunto su questo arrivare, è l'azione corretta a partire da una conoscenza del paesaggio in cui viviamo e che è un sistema vivente, non è un paesaggio che sta lì che aspetta il nostro gesto artistico, che spesso quindi rischia di rovinarlo, ma è un processo che ha dei meccanismi indagabili rispetto a quelli, come quando mettiamo le mani in un motore, come fossimo dei meccanici, possiamo fare bene oppure al contrario, se non ne capiamo niente, io per prima, dentro un motore, dentro il cofano di un'automobile farei solo disastri. Quindi il paesaggio va indagato. E come va indagato? Se n'era accorto. Era un suo obiettivo fortissimo, quello di Alexander von Humboldt, siamo alla fine del Settecento, che infatti da più parti viene riconosciuto ecologo ante litteram, che viaggiò nelle terre sconosciute con strumentazioni scientifiche all'avanguardia, quindi tra innovazione e scoperta, proprio per capire quali sono i meccanismi, le complessità che regolano i sistemi della natura. E per essere fine Settecento fece qualcosa di straordinariamente importante, e di cui ancora oggi appunto lo ringraziamo. E su quella scia siamo andati avanti, come poi approfondendo, come poi sentiremo. Dunque, Franco Farinelli quindi è un geografo, nasce docente ordinario di geografia ed era il 1985, leggo, poi sempre più padroneggiando i temi della geografia e del paesaggio, come ci dirà, è anche presidente dell'Associazione dei Geografi Italiani e nell'Università di Bologna direttore del Dipartimento di Discipline della Comunicazione, Filosofia della Comunicazione, quindi molto legato al tema della far comprendere, no? Quindi capire per far capire i temi del paesaggio e quindi della rappresentazione della terra. Ha scritto una bellissima, L'invenzione della terra, e quindi l'evoluzione della geografia, che nasce proprio con questi obiettivi di rappresentazione della terra. Quadri della natura, appunto, ricevo questo libro bellissimo che dovremo tutti leggere, anche appunto riconoscendogli una precocità straordinaria. E leggo soltanto, e poi passo la parola a Franco, quello che lo stesso Humboldt dice a proposito dei suoi quadri della natura, quindi non sarò io a commentarlo, ma sentiamo le parole dello scrittore
e quindi dello scienziato Alexander von Humboldt, che dice: possano i miei quadri della natura fornire al lettore una parte del piacere che una mente ricettiva trova nella contemplazione della natura. E abbiamo parlato anche di biofilia la volta scorsa, sappiamo quanto ciò sia assolutamente vero. E aggiunge: e poiché tale piacere risulta moltiplicato dalla comprensione dell'intima connessione delle forze naturali, ad ogni saggio sono state accluse delle spiegazioni e delle aggiunte scientifiche. Quindi proprio il tema del comprendere per far capire. E oggi siamo qui per lo stesso motivo. Grazie. Grazie dell'invito, grazie delle presentazioni. Ho 20 minuti, dunque andrò molto veloce. Su un tema così ampio e a proposito di un personaggio così ingombrante, atopico, inclassificabile, come era Alexander Humboldt, come preferiva farsi chiamare, perché nel 1790 era stato a Parigi e si era dichiarato repubblicano, lui che a Berlino, a Tegel, viveva nella stanza accanto a quella del re di Prussia. Quella frase che è stata appena letta da Flora, è quella frase è tipica della strategia di Humboldt. Humboldt compie tra il 1799 e il 1804 l'ultimo grande viaggio di esplorazione, il primo e l'ultimo grande viaggio di esplorazione scientifica sostenuto da finanze private. Sono i soldi suoi, o meglio della mamma, che riceve in eredità e che dilapida letteralmente in questo straordinario viaggio. Nel 1804 questo viaggio era stato pensato all'inizio in India e poi in inglesi non danno il permesso a uno spione tedesco di aggirarsi indisturbato nei loro dominions. E dunque Humboldt ripiega sull'avventura napoleonica, decide di aggregarsi alla spedizione napoleonica in Egitto, quella da cui il concetto nostro di Oriente nasce, va a Marsiglia, ma insomma varie disavventure, la nave che deve imbarcare Humboldt, il suo compagno Mebonpland e le 50 casse di strumenti non arriva mai, perché prima di arrivare a Marsiglia la nave naufraga. Allora Humboldt, preso dall'impazienza, si imbarca su una nave che va nella Nuova Castiglia, cioè nel Venezuela attuale. E potrebbe sembrare fin qui un viaggio, come dire, last minute, cioè, no? L'India, no, l'Egitto, no. In realtà la cosa che a Humboldt interessava molto poco della meta precisa, a patto che fosse un paese tropicale, equinoziale si chiamava allora, si diceva allora, cioè fosse sulla linea dell'equinozio. E perché? Ecco, già capire questo significa entrare davvero nella nervosità del progetto humboldtiano, dal quale ancora dipendiamo. Sapete, se oggi siamo qui a parlare di paesaggio è perché c'è stato questo signore. Il paesaggio esisteva già, poi qui ci sono persone che possono insegnarmelo, con il paesaggio antecedesse il Settecento e l'operazione humboldtiana. Però se oggi al paesaggio diamo esattamente quel significato che prima anche il discorso introduttivo di Flora è comune e condiviso, è soltanto perché c'è stato questo signore, il quale aveva un problema, come abbiamo appena sentito. Lui cosa promette al lettore, di cui conosce la pigrizia molto prima di Baudelaire, del lettore borghese? Lui promette das Genuss, il piacere. E lavora su un doppio registro. C'è un testo, nei quali della natura, letterario, una descrizione di paesaggio, e poi c'è, per così dire, un sottotesto, c'è un apparato di note. E Humboldt dice fin dall'inizio: guardate, chi fosse più curioso può anche andare a leggersi le note. Certo, il linguaggio è diverso. Tenete presente che questo testo adesso si presenta in questa edizione
impossibile apportarsi, non è certo un tascabile, però quando Humboldt tornò e si stanziò a Parigi dopo il suo grande viaggio, Marameo che andasse a Berlino come il suo re voleva, Berlino era, ricordate la definizione di Voltaire, insomma, quattro caserme in mezzo a un deserto, insomma, a Parigi si viveva. Lui concepiva invece questo libro, che fu il primo che riportò della sua spedizione scientifica nella selva amazzonica, fatto per essere contenuto, così dice l'editore Cotta, scrive, nella borsetta delle dame. Cioè, perché l'intento di Humboldt è esattamente quello di lavorare su quello che oggi noi diremmo l'immaginario, borghese o civile, come volete dire, trasformandolo dall'interno. La diagnosi di Humboldt era molto precisa, lucidissima e anche tragica. Humboldt era stato compagno nel suo viaggio a Parigi nel 90, era stato compagno del più arrabbiato giacobino di Magonza, di Georg Forster, cioè l'eroe della comune di Magonza. La città di Mainz, appena al di là del Reno, insorge confidando che i repubblicani francesi varchino il fiume e vadano in soccorso. Come sapete non fu così, fu una carneficina, e Georg Forster si salvò a stento e riparò fortunatamente a Parigi, abbandonato da tutti, anche dalla moglie e dai figli, e morì di stenti letteralmente. E Humboldt capisce molto bene che la rivoluzione borghese, del cui avvento in terra tedesca, lui è assolutamente sicuro, ma non crede che possa essere faccenda immediata, come invece Georg Forster, giacobino, credeva. E concepisce, e questo per esempio è un capitolo non molto chiaro, perché va detto una cosa, come tutti gli studiosi che hanno cercato in questi anni di avvicinarsi a questa figura, io vi assicuro che oltre un certo limite è impossibile andare, perché le connessioni di questa figura sul piano internazionale sono state talmente vaste, potenti, ramificate e, come dire, si sono svolte a dei livelli di gestione del potere talmente forti che ancora oggi molti aspetti di questa figura è impossibile decifrarli fino in fondo. La relazione con Georg Forster iniziò Humboldt all'omosessualità, tra le altre cose, ma anche alla politica, è qualcosa che va ancora attentamente studiata. Ma insomma, l'intento di Humboldt era esattamente questo: prendere la cultura borghese così com'era, che era una cultura estetica. Cosa conoscevano? L'analisi di Humboldt è impietosa, non cade mai in un punto preciso delle sue del suo sterminato lavoro. Però se si segue con questo filo le migliaia di pagine che ha scritto, scientifiche e non scientifiche, ci si accorge che il progetto è chiarissimo. Si prende la cultura borghese del tempo, che è l'estetica, estetico-letteraria. I borghesi conoscevano i quadri, conoscevano i romanzi, si riunivano per fare musica insieme. Habermas, per me, che ho studiato con Habermas, ma l'opera, il testo più bello di Habermas, la tua tesi di laurea, in Italia si chiama Storia critica dell'opinione pubblica, e ricostruisce molto bene il farsi della cultura borghese sul piano estetico con un'intenzione politica. E però questa intenzione politica è esattamente quella che Habermas e che Humboldt mette al lavoro, avrebbe detto un signore che quando Humboldt era a Parigi, Marx cioè, quando Humboldt era a Parigi, viene allontanato da Parigi su ordine del re di Prussia, esattamente da Humboldt, che fino al 1827 a Parigi era il ministro plenipotenziario ombra di tutto il governo prussiano. Lui si dichiarava repubblicano. Eh,
ma il suo progetto era esattamente, lavorava per l'avvento della rivoluzione borghese in terra tedesca, attraverso un'operazione non fondata sullo scontro, ma attraverso un'operazione di, oggi la chiameremo ingegneria culturale. Si prende la cultura borghese del tempo e la si trasforma dall'interno parlando nel linguaggio. Così nasce il paesaggio, così come noi lo. Non c'è bisogno che io vi dica che cos'è questa immagine, ma c'è una cosa che vorrei farvi notare che è importantissima, anzi due. La prima, che i volti dei quadri di Friedrich non si vedono quasi mai. E una volta Friedrich, in una lettera, anche lui repubblicano, lo disse molto chiaramente: sono mica scemo, se io li faccio vedere di faccia la polizia li arresta subito perché sono i miei amici. Però guardate, la cosa più interessante per me è il bastone, l'alpenstock sul quale questo signore si regge, perché il soggetto del paesaggio, tanto per dirne una, è un soggetto mobile. E perché acquista senso l'affermazione che ho appena fatto? Acquista senso perché tutto lo Stato borghese moderno, territoriale, centralizzato, il nostro, si fonda esattamente sul principio opposto, che le persone non si muovano, sull'immobilità del soggetto. Questo è il motivo per cui oggi non c'è uno Stato al mondo, forse solo la città di Berlino, che è uno Stato, sebbene piccolissimo, uno Stato al mondo, dicevo, che sia in grado di approntare una politica minimamente decente nei confronti dei flussi migratori. Perché uno dei grandi presupposti della costruzione statale moderna è che il soggetto stia immobile, stia fermo. Basta guardare il frontespizio del Leviatano di Hobbes. Tutti i sudditi stanno, formano il corpo del Leviatano, tutti quanti serrati l'uno contro l'altro immobili. Anche di essi non si vede il viso, perché non hanno identità, per un motivo opposto. Ma insomma, il soggetto, il paesaggio implica, tanto per cominciare, un soggetto mobile. Dove mobile? Le montagne, ma le montagne sono la versione domestica dei tropici. Perché? Perché i tropici erano, i paesi di elezione dell'operazione di Humboldt? Basta leggere, appunto, perché nei romanzi che allora le donne e gli uomini leggevano, ma prima le donne, che so io, Chateaubriand, Atala di Chateaubriand, o i romanzi di Bernadette de Saint-Pierre, che sono il riferimento preciso di Humboldt, sono sempre ambientate ai tropici. Primo, perché lì non arriva, sono paesi che vengono immaginati come liberi dal dispotismo di natura aristocratico feudale che vigeva in Germania, e da questo punto di vista anche sulle montagne non è. Schiller, l'amico di Humboldt, sostiene che la montagna è das frei, la libertà. La montagna è la libertà, perché lì non arrivano a prenderti, non arrivano le grinfie del controllo feudale, di natura aristocratico, di natura feudale, di origine feudale, che era il nemico di Humboldt, attenzione. Ecco gli elementi di questa strategia humboldtiana: parlare il linguaggio della cultura borghese del tempo, che era semplicemente estetico-letteraria, e trasformarla dall'interno invece in un sapere che fornisse alla classe sulla cui vittoria Humboldt era sicurissimo, i mezzi non più per solamente contemplare, ma per gestire e controllare, a partire dal conoscere la natura, il pianeta, all'interno di qualcosa che appunto era, fin da allora si chiamava il Weltbürgerplan, cioè il piano borghese di dominio mondiale. Erano termini correnti allora, e siamo alla fine del Settecento. Questo era il problema di Humboldt, questo era il senso che Humboldt dava a questo straordinario investimento finanziario, ma anche affettivo, sentimentale, che era nella selva amazzonica. Tra l'altro, la cosa interessante era che poi in realtà, se uno va a vedere il tragitto di Humboldt, lui fa esattamente il rovescio di quello che era stato
il viaggio amazzonico di Guattarrale, come dicevano di Walter Raleigh, dell'esploratore inglese, poi giustiziato dalla regina. Esattamente il contrario. Cioè, in realtà, attenzione, qual è la meta vera? Che a un certo punto viene anche l'Eldorado. È il mito dell'Eldorado. Ed è straordinario. Le pagine in cui Humboldt parla di questo mito, per pagine e pagine. Bene, ma... Adesso se riesco, perché ho quasi esaurito il mio tempo, ma... Dunque, ho bisogno di occhiali, spero di avere, no, ah sì, io volevo farvi vedere due o tre immagini di questa che valgono a chiarire il discorso. Ecco Humboldt, sapete cosa mi ha sempre affascinato? Questo Humboldt giovane, che questi geografi non adoperavano mai, si fanno sempre ritrarre senza mappe, stanno sempre scrivendo, nessuno di loro ha, attenzione, Humboldt inventa le isoipse, cioè inventa le mappe, che quelle linee astratte che collegano tutti i punti che hanno la stessa altezza sul livello del mare, è Humboldt che rivela agli spagnoli che loro sono su un altipiano, cioè perché prima gli spagnoli non se ne erano accorti sostanzialmente. Ma la cosa straordinaria è che loro stanno sempre... L'iconografia vale sempre per un soggetto che sta producendo un discorso. Non sta contemplando un disegno già fatto. Lo sta producendo. Lo sta producendo. È in corso d'opera, per così dire. Questo è Humboldt, che era naturalmente un bellissimo uomo. Anche. Qui è Humboldt con un Bonpland. Humboldt è il signore con la giacca gialla, Bonpland, il suo amante botanico francese, è sullo sfondo. E questo è vecchio, Humboldt vecchio. Tutto si è consumato dopo il 48, Humboldt muore nel 1859. L'illusione della rivoluzione e del senso progressivo della rivoluzione borghese interna tedesca è scomparsa. Il primo ad accorgersene è Humboldt, quando critica la soluzione politica che i moti di marzo del 48 hanno portato. Lui comprende prima degli altri che la borghesia, pur di andare al potere, si sarebbe alleata con una parte dell'aristocrazia. Al costo di che cosa? Di sacrificare tutti gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità, gli ideali repubblicani, per i quali Humboldt aveva speso l'intera vita. Ma ecco, Humboldt da questo viaggio, tra le migliaia di pagine scientifiche, riporta due atlanti, un atlante geografico e un atlante, non si chiama così, il titolo francese, Vue des Cordillères e dei popoli indigeni ma normalmente si dice l'Atlante pittoresco. E questa immagine, per esempio, dà un'idea immediata della strategia humboldtiana. Pittoresco è, per sapere cosa significasse allora pittoresco, basta andare sull'enciclopedia e vedere la voce pittoresque. E si spiega molto bene che pittoresco è quell'immagine dove la presenza umana non ingombra al punto da far velo alla più precisa rappresentazione degli elementi naturali, a partire da quelli vegetali. E si vede molto bene qui. Tra l'altro qui, guardate, qui Hans Blumenberg, il grande metaforologo, non capisce nulla. Ogni tanto accade anche a grandissimi. Perché lui ironizza sul fatto che le due figure umane sono un indigeno nudo, e quello si vede, ma poi l'occidentale, per così dire, qui siamo nella selva amazzonica, l'occidentale è abbigliato, vedete, con il top hat, con il cilindro in testa, e dice Blumenberg, come se dovesse andare a fare una passeggiata sui boulevard. Ma qui Blumenberg non capisce che è esattamente questo l'effetto che Humboldt qui cerca, cioè l'immedesimazione del lettore borghese di fronte alla suggestione di queste immagini con il soggetto stesso.
della rappresentazione. E questo è un classico esempio di immagine pittoresca, cioè di un'immagine che rappresenta la natura e al cui interno la componente umana è minima. Mi vengono in mente le foto degli alienari sulle quali almeno io studiavo mezzo secolo fa, anzi anche di più, la storia dell'arte. Queste città fantastiche italiane, che erano le nostre, ma irriconoscibili, perché? Perché non c'era la gente, no? C'era soltanto un omino impalato sotto il campanile per far vedere quanto il campanile fosse alto. Ed era esattamente il calco dell'immagine pittoresca. Però quella che a me più piace è questa, la più sottile è questa. Questo è il Chimborazo, perché voi sapete, questi signori erano ossessionati dai vulcani, per tanti motivi. Primo perché appunto i viaggiatori pittoreschi che arrivavano alla fine del Settecento, alla vigilia della rivoluzione in Italia, per loro l'equivalenza eruzione-rivoluzione era la stessa cosa, cataclisma naturale e cataclisma politico erano esattamente equivalenti. Ma poi intorno ai vulcani si giocava la partita decisiva del rapporto tra lo sviluppo del sapere scientifico e le ragioni della versione ecclesiastica del mondo, diciamo così, perché il problema era spiegare cosa fosse questa strana montagna che è il vulcano, che faceva problema perché il mondo è stato creato, dunque dato una volta per tutte, e però il vulcano ogni tanto imprevedibilmente rimodellava, per così dire, la faccia della Terra con le sue eruzioni. Come si spiegavano queste eruzioni? E c'erano due scuole di pensiero, naturalmente. C'erano i nettunisti e i plutonisti. I nettunisti erano coloro che sostenevano che, attenzione, c'era una maniera di far andare d'accordo le sacre scritture con la scienza. Perché nelle sacre scritture si legge del diluvio universale, cioè di una grande pioggia che poi a mano penetra nel terreno. E allora, facevano notare questi signori, il vulcano, l'eruzione vulcanica si spiega esattamente con il fatto che le acque del diluvio universale, continuando oggi a scendere, danno adito a questo cataclisma. Laddove la sottigliezza era di collegare l'eruzione vulcanica, nella sua imprevedibilità e nel suo carattere distruttivo, all'unico momento in cui la creazione poteva far riferimento a un processo, cioè qualcosa che durasse nel tempo, che non fosse dato una volta per tutte. Perché la Bibbia dice che le acque progressivamente si vanno. Questi erano i nettunisti. I plutonisti no, dicevano che assolutamente bisognava mettere da parte assolutamente ciò che diceva la Chiesa, che il sapere scientifico era completamente, non aveva niente a che vedere con ciò che le sacre scritture dicono, eccetera eccetera eccetera. Naturalmente Humboldt sta in mezzo. Humboldt non prende posizione, sta lì e trapela molto bene che inclina per i plutonisti, ma non può dirlo apertamente. Però vedete, credo di aver finito ormai, il Chimborazo, pittoresco, voi vedete come in realtà in primo piano ci sono le forme vegetali, i fichi d'India, i cactus, gli uomini ci sono, ma appunto servono semplicemente a fare... la riproduzione è quella che è, ma se aprite l'Atlante di Humboldt, a Milano ce ne sono parecchie copie, che è uscito nel 1810, si aprite quest'Atlante, a questa pagina che è quella centrale dell'Atlante pittoresco, sarete abbagliati dalla luminosità e dalla bellezza di questo cielo. Però dov'è la sottigliezza di Humboldt qui? Questo è l'esempio, credo uno degli esempi più chiari, dove l'estetica diventa scienza. Poi vedete, la base del... Naturalmente Chimborazo allora per Humboldt era il più alto vulcane. Humboldt misurava fu il primo a misurare le altezze delle montagne con i barometri a pressione acquistati a Londra. Dunque aveva strumenti molto... E Humboldt poi, l'amico nemico di Goethe,
Ma la polemica con Goethe era esattamente questa. Goethe sosteneva che a conoscere la natura bastava l'occhio umano, perché diceva, beh, se Dio avesse voluto altrimenti ci avrebbe costruiti in maniera diversa. Un po' dice, ma Goethe, tu non hai capito nulla, insomma, di come il mondo funziona. Ma in ogni caso, la base del vulcano, si vede, è forestata. Ci sono foreste. Però a un certo punto il verde della foresta cede il passo al bianco delle nevi. Nonostante si sia ai tropici, quelle nevi non si sciolgono mai. E Humboldt qui delimita esattamente, con questa rappresentazione, intende far vedere ciò che anche oggi si chiama il limite delle nevi permanenti. Vale a dire quella linea che segna la differenza tra, che dipende dalla temperatura, tra le nevi che si sciolgono e quelle che non si sciolgono. Lo sapete che ogni 100 metri è un grado di altezza. Ed è lui che inventa la stessa idea di limite delle nevi permanenti. È lui che, mettendo insieme le sue varie esperienze nei confronti delle montagne, siamo alla fine del Settecento, lui pensa che possa darsi una regola generale che spieghi l'apparente estrema varietà di questi fenomeni. Però la cosa che a me affascina ancora, ogni volta che la vedo, anche in queste condizioni, è esattamente la bellezza di questa immagine e nello stesso tempo il carattere scientifico di questa immagine. Perché è una rappresentazione estetica di un fenomeno scientifico, dove però nella rappresentazione quel che sia estetica e quel che sia scienza sono indistinguibili, diventano la stessa cosa. Questa è stata la strategia di Humboldt. Non so se c'è ancora qualcosa. C'è. Ovviamente, poi più complicata, dal punto di vista della comunicazione, Humboldt ha inventato, come dire, un sacco di sistemi per concentrare in un'immagine, in una sola immagine, un enorme numero di informazioni, molto più concentrate di quanto allora si potesse pensare. Questo è un formidabile esempio. Queste scritte si riferiscono alle varie specie vegetali. Questo è il picco di Tenerife, il Taide. Lui sale fin sopra e rappresenta le varie fasce di altitudine secondo la tipica vegetazione, riconosce le specie, molte ne battezza, perché tanto chi ce l'ha mai stato a fare quel lavoro? Nessuno. E mette insieme appunto immagine scientifica, analisi, immagine estetica, analisi scientifica, eccetera eccetera. No, ho finito. Il paesaggio viene così, si impone. E si impone come modello, una cosa devo dire infine, Humboldt sa perfettamente quello, naturalmente, quello che ho appena tentato di esprimere. Humboldt mette a punto un vero e proprio, oggi diremmo, paradigma cognitivo, processo conoscitivo, che vale sia per l'ontogenesi che per la filogenesi, cioè che vale sia per la storia dell'individuo che per la storia della specie. All'interno di questo processo conoscitivo, che è poi il processo di conoscenza che corrisponde alla storia dell'umanità, il paesaggio per Humboldt è il primo livello, è il primo stadio, è lo stadio della impressione estetica. Eindruck, dice Humboldt, è l'impressione estetica, è l'impressione, dice Humboldt, è l'impressione sensibile. Non ha nulla di scientifico il paesaggio, attenzione, per Humboldt, non ha nulla di scientifico. È quello che i romantici, corrisponde a quella forma di conoscenza che i romantici, per i romantici è la Stimmung, cioè la vibrazione all'unisono del soggetto con tutto ciò che lo circonda. Non è assolutamente nulla di scientifico. Per Humboldt il momento scientifico
veniva immediatamente dopo, era il momento dell'Einsicht, cioè dell'esame. Si comincia a misurare, si comincia a calcolare, si comincia a pesare, eccetera, eccetera. Ma dice Humboldt, state attenti, se non si parte dal paesaggio, voi non avrete mai e poi mai sarete in grado di raggiungere una conoscenza della totalità. Perché dice la totalità, dal punto di vista conoscitivo, non è l'effetto di una successione, di una progressiva aggiunta di conoscenze. La totalità nel procedimento conoscitivo, spiega Humboldt, o c'è fin dall'inizio o non ci sarà mai. E dunque per Humboldt tutta la conoscenza scientifica che cos'è? È nient'altro che la trasformazione di quella totalità che all'inizio si dà nella forma del paesaggio in senso estetico e che attraverso il momento mediano, kantiano io direi, dell'analisi diventa alla fine conoscenza dello Zusammenhang, oggi diremmo la scienza della complessità, cioè il riconoscimento che ogni cosa si tiene con ogni altra cosa. Allora, e chiudo qua, tanto perché, anzi ho parlato fin troppo, allora Humboldt è stato forse il primo dei pensatori che hanno pensato globalmente, non soltanto dal punto di vista dell'estensione della conoscenza, ma anche dal punto di vista della modalità cognitiva che possa tentare di afferrare la totalità. E tutto parte dal paesaggio. Questo è fantastico, insomma. Io credo che se oggi ancora si parli di Humboldt, continuiamo a parlarne, se il paesaggio ha avuto tanto successo, è proprio perché Humboldt, così facendo, ha afferrato un meccanismo davvero profondo del rapporto che esiste tra umanità da un lato e mondo dall'altro. Ecco, quindi siamo ancora lì. Qualcuno può negare che la conoscenza che oggi necessita debba essere globale e che ogni conoscenza inizi con un'impressione estetico-sensibile. Difficile, signore, tutto è possibile, ma è molto difficile. E questo signore, che era un personaggio molto complesso e affascinante, aveva visto. E aveva lavorato moltissimo, perché lui... Vabbè, signori... questo è stato per me. Grazie mille Franco, a Franco Farinelli, e che poi sentiremo ancora perché appunto andiamo avanti, ma anche per interagire tra tutti i relatori. Mi veniva in mente, velocissima, chiamo intanto Gioia Gibelli qui al tavolo, che la Convenzione Europea del Paesaggio dice proprio questo, cioè cita la percezione, quindi nessuno vuol negare il fatto della... percezione, quindi del vedere, del guardare, dell'osservare, ma va aggiunto, come già nel Settecento Humboldt, fine Settecento, aveva ben compreso, la conoscenza anche scientifica, altrimenti rimane soltanto la fattispecie soggettiva, mancando completamente quella oggettiva che invece è fondamentale. E di qui adesso ci dirà Gioia Gibelli, architetto, paesaggista e presidente di SIEP, la Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, e da oltre 30 anni si occupa appunto di questi temi. Abbiamo cominciato insieme con Vittorio Ingegnoli, mi piace ricordare 30 anni fa, ebbene sì, e ci farà vedere appunto cos'è l'ecologia del paesaggio, quindi cosa è successo negli anni dopo questi approfondimenti che Humboldt lancia e importanti, e a cosa serve oggi e perché continuiamo a dire è tanto importante capire per fare. Grazie Gioia. E grazie, ma prima di tutto grazie a chi mi ha preceduto, perché ho sentito, cioè è stato veramente un piacere, e sono un po' in imbarazzo a parlare adesso, devo dire la verità, e cercherò appunto di darvi un'idea di quello che sta diventando la landscape ecology, che ha in fondo Humboldt sicuramente uno dei suoi padri putativi, magari inconsapevole, anzi penso inconsapevole, forse se avesse visto che cosa veniva dopo si sarebbe messo le mani nei capelli, ma insomma sicuramente le radici di quello che noi facciamo oggi stanno lì. E ho pensato di fare così. Io non ho la conoscenza di von Humboldt che ha Farinelli, però ho letto un po'
inevitabilmente sono rimasta affascinata da questa persona, e allora ho cercato di trarre da alcune delle sue frasi degli spunti per poi parlarvi di landscape ecology. E non sono sicuramente le frasi più topiche, sono quelle che hanno interessato me, no? E che mi sono sembrate utili per fare determinati discorsi. Certamente resteremo molto in superficie perché i temi sono veramente, veramente vasti. Ecco, questa immagine l'avete già vista, lui era un geografo, vi è stato già descritto, e in una certa parte dei suoi libri definisce il paesaggio come carattere totale del contesto conosciuto. Come è stato detto, era un carattere estetico, era un'immagine, una suggestione, era più che altro una percezione che però dava l'idea dell'insieme. Questo è un aspetto che è già stato riportato, no? Per noi in ecologia del paesaggio è importantissimo, perché per noi il lavoro nasce sempre dall'insieme per poi approfondirsi pezzettino per pezzettino, andare ad analizzare le varie parti di un grande contesto, ma sempre in riferimento alla totalità che abbiamo visto alle scale superiori. Quindi questo è un messaggio che ci ha dato, che si è trasformato un po' nel tempo, nei contenuti, però che è rimasto assolutamente come logica e come punto di partenza. E questo ci porta esattamente a quelle parole che sono già state dette, no? A riuscire a indagare la complessità del paesaggio, che di fatto è la sintesi, come dice la Convenzione Europea del Paesaggio, di natura e cultura, è la sintesi di ambiente, delle foglie umane, è ciò che rappresenta la società, è ciò che rappresenta ciò che gli umani ormai, considerando che gli umani sono arrivati dappertutto e hanno modificato tutto, rappresenta ciò che gli umani hanno fatto sulla natura e della natura. E c'è un aspetto molto importante di multiscalarità, no? Quindi di partire dal grande per arrivare al piccolo, ritornare al grande. Questa era un'operazione che von Humboldt faceva sempre, perché da quello che ho letto io, lui misurava tutto, analizzava tutto in una maniera estremamente profonda, estremamente peculiare, ma dall'analisi poi ritornava al tutto e cercava di ritrovare delle unità che lo aiutavano a comprendere, insomma aggiungevano informazione a quella visione di paesaggio che aveva all'inizio. Un'altra frase: le pittoresche bellezze che qui si mostrano a coloro che sentono vivamente la maestà della natura. Questa è un'altra frase che a me è piaciuta molto, vi dà l'idea di quello che è stato detto, no? Della forte componente estetica, ma vi dà anche l'idea che nel momento in cui c'è un messaggio, un'informazione che la natura sempre ci dà, ci deve essere anche una capacità di raccoglierla, quell'informazione. E quindi le menti e le persone devono essere organizzate in modo tale da sapere interpretare quelle che sono le informazioni che possono derivare dalla natura. Questo è un altro aspetto importantissimo, cioè un'ambivalenza, una comunicazione bionivoca che è molto importante per chi mette le mani poi sui territori, sui paesaggi, eccetera, quello di capire. Bisogna sapere per poter capire, perché altrimenti la natura da sola, io non sono dell'idea di Goethe, la natura da sola non riesce a trasferire le informazioni sufficienti che servono per poi metterci le mani e trasformarla. E qui tra l'altro questa frase ci richiama a quello che è il ruolo della percezione, che sta cambiando. Noi, cioè nella mia associazione e nella Landscape Ecology, il ruolo della percezione si sta modificando. Non è più solamente, e poi lo vedremo più avanti, la percezione uno strumento per raccogliere bellezza, per guardare una cosa e dire mi piace o non mi piace. La percezione ormai ci siamo resi conto che è uno strumento di decisione, uno strumento di scelta, per fare scelte, e di conseguenza anche questo è un fatto che è molto molto importante. Vi riporto solamente una cosa che non c'entra col paesaggio, ma che secondo me rende molto bene l'idea di quello che voglio dire. Recentemente è stato fatto uno studio proprio sulla percezione delle persone in vari stati del mondo, e poi le informazioni che sono state prese da queste interviste che sono state fatte alle persone facendo delle domande molto precise sono state verificate con i dati reali. Allora, ciò che è saltato fuori è che su alcuni temi, non voglio dire quali adesso,
la percezione delle persone e quindi l'informazione che le persone portavano a casa dalla propria percezione dell'indagine su alcuni fatti era totalmente falsata rispetto ai dati reali. Allora, e però le persone poi non vivono secondo i dati reali, vivono secondo ciò che la propria percezione gli dice di fare. Quindi la percezione è importantissima e quindi è importantissima la parte educativa nei confronti del paesaggio affinché le persone lo possano percepire nel modo giusto e quindi possano fare le giuste scelte nei confronti del paesaggio, non lo devastino come invece sta accadendo purtroppo molto frequentemente oggi. E aggiungo una sola cosa, questa è proprio una idea personale. Per me il paesaggio è un bisogno dell'uomo, se ne può parlare si può definire in tanti modi, ma di fatto è il luogo delle persone, il luogo degli umani per vivere, e se il paesaggio è un buon paesaggio si vive meglio. In questo senso secondo me è un bisogno. L'ultima frase. Anche questa è un po' staccata, però fa capire la persona e ci riporta ad una consapevolezza di ruoli che credo che in questo momento storico sia molto importante. Ciò che vi domandiamo, Sire, è conforme alle istanze di uno dei più ardenti protettori dei diritti dell'umanità, era un governatore del Caribe, del più accanito nemico della schiavitù. Noi vogliamo come lui che le leggi civili ci liberino completamente degli abusi e dei pericoli. Questa era la lettera che aveva scritto al re d'Austria, l'imperatore d'Austria, perché da qui poi è nata, dimmi se sbaglio, la legge contro la schiavitù. Quindi c'è un impegno, è quello che è stato detto, no? L'impegno di von Humboldt nei confronti della politica, nei confronti della scienza al servizio della politica, di fatto si esternava anche in un impegno reale voler incidere su alcune scelte, su alcune decisioni che evidentemente erano di grandissima importanza non solamente per lui ma per il mondo. Quindi la scienza come strumento politico. Anche questo è un tema che io ritengo che sia molto, molto attuale, anche se, come abbiamo detto, i contesti sono cambiati, le questioni sono cambiate, ma il tema, gli obiettivi possono essere assolutamente recuperabili, credo, in modo molto significativo. Ecco, questa è la premessa. Adesso vediamo come si lancia da von Humboldt la landscape ecology. Bisogna dire che ci sono le persone, quindi con le idee, con le loro personalità, con le loro follie. Io credo che von Humboldt fosse un dolore di testa per la sua famiglia, tutto sommato, come persona, però poi ha lasciato delle cose straordinarie per noi. Però in quel momento lì si stavano muovendo tante altre cose, si stava muovendo la tecnologia, sono nate le foto aeree, proprio in quegli anni. La prima fotografia aerea è del 1858. Nel 1907, poco dopo, sono stati inventati, li ho chiamati paleodroni, perché erano state messe queste macchine fotografiche sulle pance dei piccioni per fare le fotografie dall'alto, perché con la fotografia ci si è accorti che si potevano raccogliere delle informazioni straordinarie che prima non era possibile raccogliere, se non con i taccuini, come è stato visto. Nascono le foto aeree e si diffondono. Questi sono un passaggio importantissimo per la landscape ecology, che a partire da quello che von Humboldt ci ha lasciato si è poi andata a costruire con ciò che il resto del mondo ha prodotto e ha cercato di mettere insieme strumenti e idee in modo tale da costruire una disciplina. E vedete che cosa succedeva, no? Allora, il concetto della multiscalarità di von Humboldt, il paesaggio, la totalità e il particolare sono proprio supportati dalla totalità visibile dalle foto aeree che hanno cominciato a supportare la ricerca puntuale. E quindi la landscape ecology si nutre di questo, no? dell'indagine fatta a grande scala, anche moltissimo con l'utilizzo delle foto aeree per capire i contesti, per capire quali sono le regole del gioco di larga scala, per poi andare a capire i singoli elementi, cosa ci fanno lì dentro, che ruolo giocano. Ogni elemento, a seconda di dove si trova in un contesto più ampio, cambia funzioni
e cambia significati e cambia anche il suo modo di strutturarsi e di interagire con il contesto, quindi il carattere totale del contesto conosciuto. Poi adesso vado velocemente a raccontarvi alcuni elementi, no? Da questa visione di questo mosaico che si è visto dalle foto aeree, si è cominciato a studiarlo questo mosaico, anche a poterlo misurare, quindi non misurare solamente le altezze dei vulcani, ma misurare spazialmente le patch che costituiscono questo mosaico e a studiare anche i rapporti tra le forme e le funzioni che sono la caratteristica della landscape ecology, no? Ad ogni forma, quando una forma cambia, quando una patch cambia, cambia il suo modo di funzionare, quindi non basta parlare di prati, di boschi, di campi, ma bisogna parlare di quel prato, di quel bosco, di quei campi che hanno una certa forma, che hanno una certa misura e che si relazionano per questo con altri elementi fuori. Questo è un esempio grandioso, tra l'altro è del 1933, quindi ci stiamo avvicinando, dove vediamo questo mosaico molto semplice di 5 elementi, 4 elementi spaziali, un fiume, e questo signor Leopold, che era un grandissimo ecologo, con i suoi studi ha dimostrato che un mosaico semplice di questo tipo aveva la possibilità di ospitare una famiglia di galliformi. I galliformi sono degli uccelli che starnazzano per terra, quindi la sua capacità portante era di una famiglia. Cambiando le sagome degli elementi che compongono questo paesaggio, la capacità portante di questo paesaggio aumenta fino a contenere 6 popolazioni di galliformi. A parità di spazio, a parità di elementi, non cambiano le quantità, non cambiano gli elementi, cambiano solamente le forme, cambia tutto dal punto di vista funzionale. Questa è una questione che è alla base di tutto il resto ed è importantissima, voi capite, nel momento in cui si progetta un paesaggio, perché con le stesse materie, nello stesso territorio si possono raggiungere risultati completamente diversi. La faccio breve. Nasce il concetto di land mosaic, no? Questo mosaico che si articola con gli elementi che lo contengono e si può articolare diversamente a seconda delle forme, delle dimensioni, eccetera. Che cosa ci ha portato? Questo land mosaic ci ha portato due filoni di ricerca. Uno, il discorso delle scale, le interazioni tra le scale, capire bene, no, quelli che sono i rapporti tra le scale vaste, il particolare ancora a ritornare sulle scale vaste. I modelli spaziali. La landscape ecology ha cominciato a misurare e con le misure ha cominciato a costruire dei modelli con i quali si riescono a capire le cose che vi ho fatto vedere prima, cioè quando la modifica di un mosaico ci riporta una funzionalità oppure ce la porta via, quello che ci possiamo aspettare a seguito di una trasformazione, più o meno, chiaramente siamo sempre nell'ambito dell'approssimazione, ma almeno ce l'abbiamo. Ha mostrato il tema dell'importanza dei legami tra oggetti distanti, una cosa che non si era mai vista prima, e da qui il concetto, per esempio, delle reti ecologiche, cioè elementi distanti hanno delle relazioni, prima non si era capito, oggi si capisce e si capisce anche che questi legami hanno un'importanza sostanziale per far rimanere vivo il paesaggio. Dall'altro filone è il legame tra la struttura e le funzioni, quello che vi ho detto prima, il ruolo delle forme, il ruolo della percezione come uno strumento decisionale oltre che interpretativo e i modelli delle matrici macchie corridoi. Cosa ci porta questo studio della forma? Ci porta ad avere dei riferimenti, no? dei concetti, degli indicatori che ci permettono di spazializzare il valore delle tessere del paesaggio e di capire dove le cose funzionano meglio e dove funzionano peggio, e sulla base di questi ci permette di progettare e di capire dove vanno rimessi i legami mancanti, e ci permette anche di progettare degli edifici un po' meno insostenibili di quello che la mancanza di questi strumenti invece non ci permetterebbe di fare.
dove sta andando oggi l'ecologia? Questo è prima, no? Quello che è nato, quello che sono i prodotti, diciamo, dell'ecologia del paesaggio fino agli anni 70, 80, si usano ancora, eccetera. Ma adesso le novità, dove sta andando l'ecologia del paesaggio? Noi abbiamo in questo momento un osservatorio importante perché stiamo organizzando il congresso mondiale di Landscape Ecology qua a Milano per luglio 2019. Ci sono arrivati circa 1100 abstract, e da questi di scienziati di ecologia del paesaggio da tutto il mondo, e stiamo cercando di capire appunto dove sta andando adesso la Landscape Ecology. Allora, prima di tutto bisogna capire che negli ultimi 40 anni il mondo è cambiato radicalmente. Io qua ho messo per sommi capi alcune delle questioni epocali dal punto di vista della scienza, ma dal punto di vista della politica, dal punto di vista dei comportamenti, no? Abbiamo adesso l'invasione dei social, che evidentemente ci determinano dei cambiamenti molto forti, così come i cambiamenti climatici, ma così come i cambiamenti geopolitici fortissimi. Perché dico questo? Perché quando cambia la società, cambia il paesaggio, e di conseguenza noi dobbiamo tenerli insieme. Questa è una delle aspetti che la Landscape Ecology sta affrontando con fatica, devo dire, in questo periodo, perché evidentemente si aggiunge una complessità che von Humboldt non aveva. Beato lui, ma sulla Terra c'erano anche meno persone e c'era una conflittualità che non era minore, ma era sicuramente più chiara, più delimitata, più definita. Allora, cosa è successo nei paesaggi? Un tempo, parliamo del secolo scorso, parliamo di 50, 60, 70 anni fa, i paesaggi si formavano sulle risorse locali, l'acqua e la terra erano la base della forma dei paesaggi, e le pittoresche bellezze. Le risorse locali si mescolavano con i bisogni dell'uomo, e questo l'uomo interpretava attraverso la sua percezione i luoghi, e da lì decideva dove fare il campo, dove fare la casa, dove mantenere il bosco, e da lì derivavano i paesaggi, quindi con una strettissima relazione tra le risorse e i bisogni dell'uomo, e naturalmente il clima, l'energia, le cose che l'energia solare prevalentemente, poca energia diversa. E da qui oggi, per esempio, c'è una grandissima filone della Landscape Ecology che studia quei cosiddetti paesaggi bioculturali, che sono questi, non solamente da un punto di vista storico-culturale importantissimo ed estetico, ma anche proprio come esempi di adattamento e di coevoluzione, perché si è visto che quei paesaggi in realtà vivevano con pochissima energia, erano proprio degli esempi di adattamento, e oggi sappiamo in quanto necessità ci sia di riadattarsi alle leggi della natura. Che cosa è successo oggi? Le risorse degli animali metropolitani totali, come siamo noi, che cosa sono? L'acqua viene giù dai rubinetti, oppure si usa per andare nelle spa in piscina, e il suolo, il terreno non c'è più, c'è l'asfalto perché noi camminiamo lì sopra, se troviamo la terra ci dà fastidio perché ci sporchiamo le scarpe, giusto? Quindi le nostre risorse, quelle che noi percepiamo come le nostre risorse basilari, sono completamente diverse da quelle dell'uomo di 50-60 anni fa. I bisogni, il cibo è quello lì che vedete, le case sono queste qua, e poi c'è questo bisogno di, soprattutto nelle ultime generazioni, di isolarsi dal contesto e chiudersi nei social perché sono più comodi, sono più facili, vado via velocemente. Quindi abbiamo l'energia che è entrata prepotentemente nei nostri paesaggi, l'informazione che si scambia in maniera molto diversa perché non è diretta ed è un'informazione che gira in tutto il mondo e casca dove casca, ma ancora una volta le interpretazioni e le scelte. E qui abbiamo i paesaggi contemporanei, i paesaggi delle infrastrutture, i paesaggi agrari, che sono dei paesaggi per lo più insostenibili quando sono dei paesaggi come questo, la interpretazione, questa è una pittrice che dipinge l'Antropocene, che dipinge delle sorte di città, di mosaici di paesaggi urbani, interpretando, dando la sua interpretazione. Sto arrivando alla fine. Cosa tiriamo fuori da questo? La natura, come viene interpretata la natura dagli animali metropolitani totali? Ma intanto non esiste negli ambienti urbani, quindi pochissimi la conoscono, anche quelli che vanno a fare le passeggiate fuori la conoscono un pochino, ma se uno dovesse basarsi sulla natura urbana non la conoscerebbe. Se non la conosci non la sai neanche riconoscere, interpretare ed utilizzare. Poi c'è il concetto che la natura si fabbrica, no?
Io la disfo e la rifaccio quando voglio, ma non è così, perché la natura ha bisogno di certe condizioni per svilupparsi. La natura sporca, io mi sono sentita dire anche questo, non vi dico quando, se no parlo troppo. La natura naturalmente non serve per vivere, perché i bisogni sono quegli altri che abbiamo visto. Quindi la natura è un optional, non è percepita come un elemento fondante della vita. Però abbiamo visto, abbiamo sentito, l'avete visto settimana scorsa, che non è vero, non è così. Allora la percezione di questi animali metropolitani totali non corrisponde a verità. Quindi che cosa bisogna fare? Ecco che anche noi, che consideriamo che appunto poi la percezione sia parte attiva delle scelte, consideriamo la partecipazione nei luoghi dove le persone stanno come un elemento fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità, perché se gli umani metropolitani non capiscono che la natura serve e che va trattata in un certo modo, questa natura è destinata a soccombere. Cosa mettiamo a disposizione? E diventa uno strumento anche per la politica, per le policy, per il governo. Altri strumenti, la vulnerabilità, la resilienza, l'adattamento. Abbiamo una serie di strumentazioni che ci permettono di misurare, di stimare, e quindi dalle stime capire cosa è giusto o cosa è meglio fare. I servizi ecosistemici, io li chiamo, non so se ne avete mai sentito parlare, sono le funzioni ecologiche che diventano servizio nel momento in cui rispondono a dei bisogni degli umani, l'ho detta in breve. Possono essere anche valutati economicamente, perché alcune funzioni, perché di fatto servono a fare determinate cose, e sono un ponte tra la società e l'ecologia, e possono essere degli strumenti molto utili per misurare, per costruire delle politiche, ma anche per far capire alla gente l'importanza e il valore della natura. Vado veramente alla fine. Dove sta andando l'ecologia del paesaggio? Ci stiamo muovendo, come forse avete capito, da un concetto di bel paesaggio, quindi di paesaggio estetico, quello ottocentesco, al concetto di paesaggio sano. Un bel paesaggio è un paesaggio sano, un paesaggio vivo, un paesaggio resiliente, un paesaggio che ha la possibilità di rigenerarsi. E questo però dove ci porta? Ci porta molto lontano, perché ci porta a ripensare ad una nuova etica del paesaggio, perché se il paesaggio non è più estetico ma è sano ed è la base della vita dell'uomo, qui c'è dentro tutto un altro discorso che dovrà essere affrontato, e da questa nuova etica anche una nuova estetica, anche perché l'estetica dei paesaggi moderni molto spesso non va d'accordo con i paesaggi sani. Quindi rientriamo nel discorso degli strumenti per la politica e in un discorso etico di paesaggio come bene comune. E qua chiudo veramente, perché allora si pone la domanda: che cos'è un bene comune? Ho preso dal titolo della serata di oggi, e ho preso delle frasi questa volta da Salvatore Settis, che ha scritto recentemente proprio un libro che si chiama Paesaggi e Bene Comuni. Che cos'è un bene comune? Un oggetto tangibile, ma anche qualcosa di intangibile. Un concetto che nasce da un ideale. Se il bene comune esiste, esiste una comunità, e questo è un discorso politico, tra l'altro, che ne riconosce il valore e che se ne occupa. Un'etica condivisa, un sistema di valori comuni da consegnare alle generazioni future, che è una declinazione del concetto di sostenibilità che forse va oltre, no? Perché non riprende solamente le questioni ambientali, ma entra nelle coscienze delle persone. E poi aggiunge: il paesaggio è emblematico da questo punto di vista, in quanto natura, cultura, sistema che si costruisce sulle risorse e le conserva in modo vivo, dinamico, coevolve con la società, ed è la società è lo specchio che non deforma. Restituisce esattamente la cultura, il sentire, i desideri della società. Personalmente io molte volte definisco il paesaggio come la cartina di tornasole delle malefatte o delle cose fatte bene della nostra società. E qua vi saluto con un invito, che è al nostro congresso che ci sarà a luglio, la prima settimana di luglio, all'Università Bicocca. Grazie. Grazie Gioia. Io aggiungerei subito, perché il tema poi verrà, mentre invito Riccardo Gini, direttore del Parco Nord, da anni, cioè lui è il Parco Nord e quindi sa tutto e ci dirà tutto, ma approfitto per cogliere questa occasione della
tra Gioia e Riccardo per dire quanto sia importante il tema del paesaggio, lo diciamo sempre, a parte che Settis era qui l'anno scorso in Casa della Cultura proprio su questi temi, e quanto condividiamo tutti il fatto che il paesaggio debba essere, cioè non solo sia e possa essere, ma debba essere, lo chiediamo sempre con maggior vigore, il luogo della riorganizzazione e anche del riequilibrio e forse del riordino anche sociale di quello che sta avvenendo, perché sul paesaggio si può sostanziare e risolvere tante problematiche che invece vediamo, anche politiche, anche sociali, che invece vediamo andare per rivoli strani, contrapposti tra parti che non potranno mai mettersi d'accordo. La natura esiste, la natura è vera, come ci diceva von Humboldt, ci ha detto Gioia e come ci dirà anche Riccardo, aggiungendo che cosa? Essendo, ho pensato che fosse la persona adatta per in questa serata, perché può aggiungere a questi temi della conoscenza del paesaggio, dicevo, Riccardo Gini è dal 2000, esatto. Quindi fanno 20 anni, insomma, grosso modo, di esperienza diretta sul campo di un parco metropolitano della città di Milano, per cui con complessità straordinarie e in continuo sviluppo, in continua evoluzione. Ci può anche aggiungere la fattispecie fondamentale su questi ragionamenti che riguarda anche chi vive nel paesaggio, quindi la società, come evolve la comunità, cosa chiede la comunità, come il paesaggio si rapporta e con essa cresce. Grazie Riccardo. Grazie Flora. Sì, infatti le relazioni che mi hanno preceduto mi hanno suscitato discorsi un po' differenti da quelle che avevo preparato in questa... in questo PowerPoint, ma cercheremo di seguire l'ordine per dare un primo sguardo a quello che era il Parco Nord, cioè a quello che non era il Parco Nord nel 1983, cioè un'area vuota, un'area in cui vuota ma ricca di insomma, in quel caso di agricoltura, che aveva un progetto, una pianificazione di parco appunto regionale, era stato dichiarato parco regionale nel 75 nel 1983 ancora non era stato messa a dimora nessuna pianta, perché appunto era il tempo della progettazione, della pianificazione, e ancora non era cominciato quello che si era innescato come processo. Ecco, questo è il risultato del 2000, lì si sta ampliando questa trasformazione, come dire che e qui si vede che c'è stato un progetto. L'architetto Borella, che mi ha preceduto, che era qui in sala fino a poco tempo fa, ha sicuramente disegnato il paesaggio che è cambiato, ma quello che ci tengo a sottolineare è che abbiamo il progetto di Parco Nord ha innescato un processo, e quando si tratta di natura non si parla più di troppo, si può disegnare il paesaggio, l'abbiamo detto, è un fatto soprattutto umano, e Gioia l'ha spiegato molto bene prima. Però poi la natura ha bisogno di svilupparsi, di fare il suo corso, di fare quello che noi amiamo che faccia. E quindi dalla natura, dal innescare un processo naturale a diffondere cultura ambientale. Quindi questo è l'altro passaggio in cui si reinserisce fortemente la componente umana, la componente dell'uso dell'ambiente che andiamo a creare, proprio perché appunto abbiamo bisogno oggi di un paesaggio sano, un paesaggio bello e sano se è possibile, e quindi con tutti i variegati usi che poi vedremo, che poi ho cercato di legare agli aspetti delle opportunità, perché quello che vorrei sottolineare in questo nuovo concetto di parco urbano è un parco che crea opportunità, quindi non più un costo, non più solo un costo, ma un motore di sviluppo e di nuova qualità del vivere anche nelle nostre città. Lo strumento fondamentale per creare questo processo è stato una cosa molto semplice, il piantare alberi. Cioè, abbiamo cominciato nel 1983, queste sono le prime foto dei primi pionieri che cominciavano un po' col volontariato, un po' strutturandosi a piantare nell'83, e non abbiamo ancora smesso, nel senso che i miei operai tra poco faranno il 36esimo lotto di rimboschimento. Quindi noi ogni anno continuiamo a piantare boschi, sono diventati più di 100 ettari, e quindi è quel processo che oggi ci permette di travalicare i nostri confini e di continuare a contaminare la città con la logica della natura. Lo strumento per far percepire questo nuovo paesaggio, perché ci sia un ambiente corretto, era quello di ricucire il territorio, e quindi abbiamo ricucito attraverso le passerelle.
che sono di diverso tipo, sono, ecco qua, sono prima all'interno del parco per appunto ricucire il territorio che era frammentato, vedete, attraversato da diverse strade, era necessario che ci fosse la percezione di un unicum dal punto di vista del paesaggio, e poi abbiamo lanciato ponti ad est verso la media Valle Lambro, a sud-ovest, cioè no, questo sì, verso Affori, a nord verso la Balossa, e chiaramente lanciando ponte abbiamo ricucito attraverso le piste ciclabili che ormai innervano tutta la parte del Nord Milano, che consentono appunto una grande percorribilità delle aree verdi. L'altra fonte di ecologia, anche di vita, erano i nostri corridoi ecologici. Ahimè, il nostro unico corridoio ecologico è il Seveso, che io ho trovato in queste condizioni. Una discarica a cielo aperto, assolutamente abbandonato, un retro di tutte le città, e che abbiamo riportato a queste condizioni, che in quanto meno dal punto di vista appunto del paesaggio, della qualità delle sponde è decente, non ancora forse soddisfacente dal punto di vista delle acque, ma sicuramente oggi è un elemento non più di retro ma di affaccio delle città che vengono attraversate dal fiume. Abbiamo costruito nuovi specchi d'acqua, perché l'acqua è un elemento fondamentale di paesaggio, dapprima da piccoli stagni e piccoli laghetti, fino ad arrivare a questi laghi un po' più di grande dimensione. L'ultimo, quello che vedete sotto, è del 2015, sono quasi più di 2 ettari di lago, perché è un elemento che completava il disegno di paesaggio. E questo sono i numeri complessivi del parco oggi, che ha inglobato nella sua superficie anche la parte agricola, quella della Balossa, che vedete ancora staccata, e anche qui stiamo lavorando con il Comune di Milano per creare un collegamento in questa parte ormai sempre più difficile, ma cercheremo appunto di non lasciare isolata la Balossa dal punto di vista delle connessioni ecologiche, anche se è davvero complesso. E la fruizione, che è cambiata in modo totale, qui appunto apriamo il discorso dell'utilizzo del paesaggio, cioè una volta costruito cosa facciamo all'interno di questo paesaggio. Pochi intimi nell'83, a oltre 2 milioni di persone che sappiamo ormai frequentano il parco, ormai le stiamo anche misurando specificatamente con degli eco counter. Qui c'è un discorso sulla struttura che salterei, perché è la parte più gestionale, anche se devo dire è importante ed è una peculiarità di Parco Nord avere costruito una struttura che segue giorno dopo giorno questa trasformazione territoriale e che risponde a queste tre domande del perché. C'è il servizio Vita Parco, che si occupa degli aspetti culturali che poi vedremo, che risponde alla domanda di perché esiste il parco, di come, perché siamo un ente pubblico, quindi è fondamentale anche l'aspetto amministrativo, e del cosa, perché poi la manutenzione, la parte più dura, diciamo, è un altro elemento fondamentale. Non mi soffermo sull'attività perché è troppo lunga, insomma, quello che facciamo lo vediamo poi attraverso magari qualche immagine che scorrerà dopo. Un parco sì per gli uomini, ma anche e soprattutto per gli animali, quindi per noi è una conquista, così con questo paesaggio ricostruito, che possiamo contare più di 20 specie di mammiferi, più di 25 specie di libellule, e continuiamo a tenere un monitoraggio ambientale piuttosto importante. Le grandi soddisfazioni chiaramente ce le danno le specie con le ali, perché hanno tutte la possibilità di muoversi sopra le grandi strade, che invece fanno far fatica alle altre specie. Ho elencato sostanzialmente le condizioni che abbiamo creato affinché il paesaggio sia abitato dagli umani, sia utilizzato, sia un elemento di ricchezza. Non scorriamo l'elenco, perché per ognuna di queste cerco di darvi un esempio. Questo è il primo di questi, quello che noi chiamiamo il velodromo, che in realtà è la vasca di laminazione del Seveso, quando il Seveso ha le sue piene, purtroppo non tutte quelle che riesce a contenere, però la prima laminazione viene fatta in questa vasca, che è un impianto tecnologico, ma attorno al quale noi abbiamo chiesto che venisse costruito un impianto, un velodromo, e oggi con un'associazione specifica di cittadini che si è creata ad hoc, accoglie più di 15.000, questo era un dato dell'anno scorso, quest'anno li ho appena contati, sono 18.000 persone che vanno a correre in questo velodromo. L'educazione ambientale, che è un altro elemento fondamentale, lo dicevamo prima,
per educare alla, come dire, alla conoscenza del paesaggio e quindi permettere che le giovani generazioni, ma anche gli adulti, siano come dire, in grado di leggere il paesaggio. Era un po' il tema che Flora ha lanciato all'inizio di questa conversazione. È un'attività ormai per noi consolidata e le scuole, vedete, sono ormai sempre più di 200. Le attività del post scuola legate al periodo in cui le scuole sono chiuse, e tutto questo fatto attraverso cooperative di giovani che vengono al parco e trovano al parco delle opportunità, appunto, di lavoro e di trasmissione di conoscenza. Il Bunker Breda, il parco è nato sulle aree della ex Breda Aeronautica, che appunto temeva, poi è arrivato un bombardamento nel 1944, quindi aveva costruito questi camminamenti sotterranei. Noi ne abbiamo recuperate soltanto una parte, ma anche lì un'altra associazione di giovani, l'Ecomuseo di Niguarda, li ha presi in gestione, li fa visitare in un modo suggestivo, fa capire l'importanza di questo passaggio dal tempo della guerra al tempo della foresta che gli è cresciuta sopra. Le domeniche in cascina, la cascina aperta, poi io ho portato anche del materiale, anche quest'anno apriremo a marzo, chiuderemo a ottobre con le nostre attività in cascina, proprio perché, appunto, questo, quello che si diceva, siamo dentro nella città e quindi l'elemento dell'utilizzo del paesaggio è fondamentale. Quindi quel fatto culturale che vogliamo diventare si esplica attraverso questo, cioè l'evoluzione che vogliamo trasmettere è questo, cioè da fatto ambientale, da una volta costruito e non finisce questo processo, perché abbiamo visto che è sempre in atto. Oggi vogliamo classificarci come un elemento culturale della città, di cultura ambientale, e quindi luogo in cui non solo si viene a prendere una boccata d'aria, ma si trova qualcosa di specifico. Mi ricordo che Venturi Ferriola mi aveva proprio fatto notare questa peculiarità del parco di essere un fatto culturale. Su questo noi ci abbiamo costruito ancora, anche sulla sua sollecitazione, questo hashtag, tanto per essere un po' sempre social, il parco fa cultura, perché è l'elemento che vorremmo caratterizzasse l'azione del parco nei prossimi anni. Piccolo episodio, ma importanti, i ragazzi in servizio civile. Ormai noi siamo 34 dipendenti, abbiamo 13 ragazzi in servizio civile, c'è una grande la forza che portano i giovani, l'abbiamo attraverso questa esperienza, e sono molto contento, perché chi viene a fare servizio civile a Parco Nord poi riesce a entrare con una certa, come dire, preparazione e successo nel mondo del lavoro. Non dimentichiamo i migranti, abbiamo lavorato con loro, continuiamo a farlo, perché il Parco Nord è comunque un'area protetta, e anche tutta la fatica della migrazione attraverso l'acquisizione di competenze e quello che avviene nel parco è un elemento che teniamo sempre in grande considerazione. Questa è un'esperienza molto interessante dell'orto comune di Niguarda, cioè Parco Nord ormai ha quasi 800 ortisti, diciamo quelli più tradizionali, che hanno un piccolo appezzamento, ognuno coltiva il suo pezzettino legittimamente, con grande, come dire, con grande attenzione, e lì il parco qualche anno fa veniva incontro a quel bisogno che si portavano dietro le persone che erano emigrate dal sud, avevano bisogno attraverso l'orto di tornare alla terra. Oggi abbiamo sperimentato, stiamo sperimentando anche qui con un certo successo, questo bisogno di cura, questo bisogno di coltivare assieme, per cui abbiamo preso 5.000 metri quadri, abbiamo chiesto ai cittadini di coltivare assieme, e l'esperienza sta funzionando, se è vero come è vero che quasi 170 persone si sono associate per coltivare, appunto, scusate, tutti assieme l'orto comune di Niguarda. Esperienza unica, credo, per quantità e per qualità, quella delle guardie ecologiche volontarie, un'altra forma di volontariato che ogni anno regalano 27.000 sono diventate 27 ormai 27.000 ore di volontariato all'anno, e che ci permettono davvero di come dire, umanizzare il regolamento. Noi abbiamo un regolamento d'uso che cerca di tenere insieme le tante istanze che vengono portate. Le guardie ecologiche, da cittadini, si mettono questa divisa per far capire l'importanza del regolamento e applicarlo in modo
che la gente capisca l'importanza della regola, e non è facile, perché oggi richiamare qualcuno a rispettare delle regole significa ricevere insulti e improperi, e quindi per loro è un volontariato molto di frontiera, ma di grande preziosità. Abbiamo sperimentato e stiamo andando avanti, anche qui ci stiamo consolidando, questa operazione di fundraising. Sapete che ormai le cause per cui si chiedono i soldi ai cittadini sono tante ed è difficile, perché è giusto così, competere sulla come cause, ma anche qui abbiamo chiesto ai cittadini di dimostrare che l'interesse per il nostro progetto può essere anche dimostrato attraverso delle piccole donazioni, e anche qui i risultati sono abbastanza confortanti. Questa slide entra nel merito di che cosa, quali sono le nuove sfide che ci aspettano. Vedete, quella di uscire dai nostri confini, di entrare all'interno della città, di costruire insieme ai cittadini infrastrutture verdi che migliorino anche la qualità fuori dal confine del parco. Il parco non più percepito come servizio, un po' come l'ospedale, la scuola, ma come elemento che innerva invece tutto il tessuto cittadino. Tre slide sui costi, perché ci tengo. Questi sono i costi che noi teniamo in modo preciso. Questo è il costo complessivo dal 1973 a oggi, cioè al 2015, quello che è l'ultima consolidato. Sono 60 milioni in conto capitale, cioè di investimenti, sono 78 milioni in spese correnti, cioè di quanto è costata la manutenzione in tutti questi anni. Ma per capire meglio questi numeri cito un esempio che credo che sia significativo, un'altra infrastruttura, ecco, perché è importante sempre avere questo legame. Ho preso la Pedemontana non perché ce l'abbia particolarmente con la Pedemontana, ma perché interessa anche Piero, però insomma dal loro sito sapete il 157 km di strada sono costati 4 miliardi 115 milioni, quindi il Parco Nord in 40 anni di lavoro e di trasformazione territoriale è costato 2,26 km in conto capitale e meno di 3 km in spese corrente. Credo che sia importante tenere sempre a mente questa differenza tra alcune infrastrutture ed altre. Questo costa metro quadro, ma lo lasciamo veloce, lo passiamo veloce. Quello che vogliamo realizzare, cioè qui ci sono già queste infrastrutture verdi, quindi abbiamo allargato qui lo sguardo, ragionato su un ambito più metropolitano, e crediamo davvero che per certi versi, per quella che è la nostra peculiarità di trasformatori del territorio, diciamo, Parco Nord può essere un grande caposaldo di questa nuova città metropolitana innervata da infrastrutture verdi, che possa immaginare un parco metropolitano che ha questa estensione, un terzo della città, ecco, che costituisca della città metropolitana, che costituisca un collegamento fisico importante tra Parco del Ticino, tra i due grandi assi fluviali, Parco del Ticino e Parco dell'Adda, che possa avere un primo anello, diciamo, di parchi a più alta fruibilità, caratteristica di fruibilità, e un secondo anello invece in cui l'agricoltura, la grande e produttiva e fortissima agricoltura presente nel Parco Agricolo Sud Milano possa davvero esplicare tutta la sua forza con una regia comune che la metta assieme. Qui riprendevo il concetto, ma direi che mi fermo qui. Grazie. Grazie Riccardo. Piero Pellizzaro, vuoi raggiungerci? E nel mentre volevo aggiungere due considerazioni a quello che diceva Riccardo. Per esempio Lione, sto parlando di città, Piero Pellizzaro poi ci dirà di Milano e anche altre città. Lione, mi rimane sempre in mente e mi piace ricordarlo, a consuntivo ha dichiarato che un euro di spesa nel verde nella loro città ha prodotto 7 euro di guadagno a quel punto, perché anche qua bisogna sfatare dei concetti, cioè non solo ci sono alcune opere che costano molto di più che nelle opere verde, ma le opere verde non costano moltissimo, spesso costano poco, ma soprattutto generano moltissimo, e quello solo parlando di euro. È chiaro che il vantaggio, i beni forniti dal verde
che sono poi sistemi verdi, che sono parchi, che sono permeabilità anche urbane, non si possono misurare solamente in euro, ma con tutto quello che abbiamo visto adesso mostrato da Riccardo Gini. Aggiungo, Piero Pellizzaro ci dirai, penso Piero, anche di Milano naturalmente, ma anche in relazione con le altre 99 città con le quali nasce questo progetto. Piero Pellizzaro ha una nuova direzione in Comune di Milano, dimmi bene com'è, la Resilience Chief Officer della città di Milano, quindi si occupa proprio di resilienza e lo fa nell'ambito del progetto 100 città, quindi sono 100 città al mondo correlate, coordinate, che hanno progetti, programmi di azioni concrete, con anche il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione allargata quindi alle città, per recuperare questi riequilibri che sono, ahimè, in atto. Ricordo soltanto, io fino a qualche anno fa ero in Comune di Milano, avevo una mia direzione sul verde, l'arredo urbano e la qualità urbana, era arredo verde qualità urbana, la dicitura esatta, e avevo la partecipazione, il partenariato pubblico privato, come avevo anche le guardie ecologiche che abbiamo visto con Riccardo Gini. Quindi il mondo dei cittadini, il mondo diciamo oltre l'ente che gestisce, che è sempre prontissimo, anzi desidera sempre di più partecipare, e abbiamo fatto con i cittadini cose straordinarie, per cui eravamo all'inizio, parlo di più di 10 anni fa, adesso chissà cosa ci sarà di più. A te Piero. Intanto grazie, cercherò di essere rapido e anche sintetico visto l'ora che sono le 8:20. Beh, intanto in realtà tutti mi chiedono cosa faccio nella vita, perché alla fine sono l'unica persona che in Italia fa questo lavoro, perché questa è una fortuna per altri, per me è un po' una sfortuna in realtà, perché fai fatica un po' a confrontarti. Noi parliamo spesso di resilienza, oggi forse la resilienza è diventata una parola quasi fastidiosa, no? In un certo senso per molti, non per chi se ne occupa da tanti anni, ma perché ormai è inflazionata. Lo facciamo in un ambito di totale assenza, tra l'altro, di un quadro normativo della resilienza. Ad oggi di leggi che parlino di resilienza, diciamo che ce ne sono due. Uno è la legge 1 della protezione civile 2018, la riforma della protezione civile, che l'articolo 30 dice la costruzione di comunità resilienti. Leggi l'articolo è abbastanza generico e abbastanza ampio. Il secondo riferimento alla resilienza lo fa l'autorità per l'energia, che inserisce all'interno, obblighi degli operatori, dei gestori della rete di distribuzione di energia elettrica, un indice di rischio e un indicatore di resilienza, perché da tanti anni anche nell'accademia, io vengo anche dal mondo dell'accademia, ho sempre chiesto ai colleghi, guardate che dobbiamo lavorare su degli indicatori e su un quadro normativo, non solo su raccontarci cos'è la resilienza, perché senza un quadro normativo difficilmente poi riusciamo a integrarlo. E quindi qualche anno fa Rockefeller Foundation, dopo che Sandy colpisce New York, sembrano le grandi onde dei film catastrofisti, no? Independence Day degli anni 90, quindi questo paesaggio di, usando il termine stasera, questo paesaggio catastrofico avviene. Rockefeller Foundation lancia questa rete, 100 città, 100 milioni di dollari, che poi non sono 100 milioni di dollari perché non ho visto il milione di dollari io, 100 città e 100 milioni di dollari, che per fare cosa? Per provare a codificare la resilienza dentro alle strutture amministrative e dentro i comuni. In Italia vengono selezionate due città, Roma e Milano. La mia controparte di Roma con questa giunta nel tempo è scomparsa, nel senso, poi con onestà, prima era il direttore generale Gian Paoletti, che dopo aver presentato la strategia dice: io con i problemi che ho forse la resilienza posso anche non occuparmene, ma lo capisco pure, nel senso, un direttore generale, vedo il nostro direttore generale quanto impegnato è. E quindi oggi stiamo provando a codificare cos'è la resilienza. Come amministrazione il progetto era stato presentato ai tempi della vice sindaco La De Cesaris, e quindi era sempre stato instradato all'interno del percorso dell'urbanistica, anche perché io credo che di resilienza la resilienza non sia l'ennesima voce di spesa. Molti accusano la resilienza di essere un nuovo brand per spendere ancora più soldi, ma la resilienza sia una capacità che le pubbliche amministrazioni e le comunità, come le organizzazioni stesse, devono sviluppare, quindi una capacità di saper leggere i trend dei rischi che ci sono. Prima Gioia ha citato alcuni elementi, noi ci conosciamo da qualche anno, anzi la conosco da qualche anno per un lavoro che fece a Genova, se non sbaglio, al tempo, alla provincia di Genova,
quando per primi la provincia di Genova, con il supporto di Gioia, fece un primo piano di adattamento al cambiamento climatico. Era, credo, il 2010-2011, forse 2009, ma è perché era poco prima delle due alluvioni, banalmente. Quando poi si dice, perché poi adesso oggi c'è un riferimento di resilienza, da Vincenzi, che è stato uno dei primi sindaci a vedere, applicato una legge anche retroattiva rispetto alla responsabilità oggettiva delle pubbliche amministrazioni per non aver inserito o non aver gestito il rischio rispetto al territorio, perché quel piano c'era, quel piano non è stato attuato. Cosa vuol dire adattamento? Vuol dire che oggi, io adesso ho 37 anni, non so te, però oggi viviamo, credo che fra due giorni, che è anche la giornata delle foreste, il 21 marzo, ne approfitto per invitarvi in triennale alle 17.30 giovedì per parlare della forestazione urbana del Comune di Milano. Però oggi arriva una primavera che è iniziata quest'anno il 28 di dicembre. Quest'anno l'inverno, non secondo mie percezioni o quello che a me sembra, ma secondo i dati che ci fornisce l'ARPA, secondo i dati che ci forniscono le stazioni meteorologiche, l'inverno non c'è stato. Abbiamo avuto 7 giorni di inverno, dal 28 dicembre in poi le temperature sono state primaverili. Che uno voglia o non voglia, questo tipo di dimensione sta cambiando anche il paesaggio delle nostre città, ma cambia i bisogni delle nostre città e come il paesaggio deve cambiare con se stessa. Perché? Perché ritrovarsi a marzo, avere 20 gradi, vuol dire che le famose ondate di calore, che noi abbiamo sempre pensato come un elemento, come la ragione per cui dobbiamo aumentare il verde nelle città, non deve più essere solo considerato durante il periodo estivo, ma avviene anche durante il periodo invernale. Perché fa più caldo, e cosa succede quando fa più caldo? Durante il periodo invernale aumentano gli inquinanti. Non perché solo ci sono tante auto, ma perché fa più caldo e quindi piove di meno e quindi aumentano anche gli elementi inquinati, e quindi bisogna cercare di trovare delle soluzioni. Al tempo stesso, in questo periodo che cambia, noi abbiamo una città, Milano, che possiamo riconoscere, io sono vicentino, quindi ho l'altra pedemontana che mi crea disturbi. Sono vicentino, però negli ultimi anni ho visto una Milano cambiare. Io ricordo quando venivo con mio padre, che è un ferroviere, che venivo a Milano fine anni 90 o prima ancora, era una città grigia, una città dove si respirava male. Oggi si respira ancora male, ma si respira meglio rispetto a molti anni fa. È una città che ritorna ad avere una luce, a differenza di quello che c'era prima, che era molto grigia. Mi ricordo una battuta che fece un amico durante un convegno in Sardegna, disse, ma Milano è sempre grigio, e un altro sardo gli disse, no, guarda che oggi a Milano c'è il sole, si vede la luce, no? Però credo che questa cosa sia un elemento di trasformazione della città, perché è una città che cambia. Una città che cambia nonostante però abbia ancora delle criticità. Noi abbiamo 30.000 persone che arrivano a vivere in città tutti gli anni, a cui bisogna dare un lavoro, bisogna dare una casa, e quindi dobbiamo pensare come rigenerare la città. E credo che la direzione che abbia preso anche il PGT, con limiti e altri che tutti possono avere, credo che sia una direzione dove innanzitutto non si costruisce, innanzitutto dove si rigenera quello che c'è e si blocca una parte di consumo di suolo, che era un elemento che sia Riccardo sia Giuliano hanno detto anche prima, è preserviamo quel poco di suolo che ci è rimasto, perché comunque è poco rispetto alla sua dimensione. Però è anche un elemento che è quello che stiamo facendo come direzione, il supporto al PGT sugli elementi di resilienza. È quello che diceva anche Giulia prima, noi oggi camminiamo sull'asfalto. Ecco, oggi noi stiamo lavorando a un programma di forestazione urbana insieme al Parco Nord, al Parco Sud e alla città metropolitana, con questo obiettivo numerico, ma in realtà è più di qualità che poi stiamo lavorando. Quindi adesso il tweet è stato i 3 milioni di alberi, diciamo un 3 milioni di alberi equivalenti, perché è più importante avere un albero con una bella chioma sul marciapiede in corso Buenos Aires che averne 500 poi per gli effetti del cambiamento climatico, nel senso che tutto il bene del Parco Nord. Però questo elemento di verde, anche questo obiettivo di darsi di piantumazione, è un elemento importante per due ragioni. Da un lato è la capacità di aumentare l'ombreggiatura all'interno dello spazio, quindi la qualità dello spazio del vivere. Dall'altro è un elemento di aumentare la capacità di drenaggio, anche se Milano ha un problema inverso, no? Che c'è troppa acqua rispetto ai colleghi di Cape Town. Abbiamo fatto questo incontro la settimana scorsa con i colleghi di Cape Town, dove loro ti raccontano non abbiamo acqua, e tu dici non abbiamo troppa acqua in città, forse non possiamo portare un po'. Però l'elemento di drenaggio diventa un elemento non solo poi legata all'acqua, ma anche di raffrescamento e anche di ripopolazione di uno spazio. Noi in questi due giorni siamo
rinchiusi letteralmente al depuratore di Nasedo, insieme a uno dei platform partner. Abbiamo questi partner che ci sostengono nello sviluppo, in questo caso è un partner che è francese, che è Veolia, e stiamo studiando una sperimentazione su come aumentare l'urban cooling della città, o raffrescamento dell'ambito urbano, perché c'è un elemento di verde, ma ci possono essere anche elementi di raffrescamento attraverso il recupero delle acque anche piovane. Quindi come integrare questi percorsi, perché credo che sia elementi che non solo riguardano la qualità dello spazio, ma diano anche una proporzione dello spazio pubblico, perché noi in città poi, adesso lo dico, io lo dico adesso, questo lo dico con un po' di arroganza, perché io vivo senza auto e senza motorino, per anche a me un po' le macchine danno un po' fastidio, no? Tutti quanti siamo tutti a lamentarci dell'inquinamento, però poi tutti quanti spesso, molti volentieri, abbiamo un'auto, chi anche due, chi anche tre, e forse se rinunciassimo a un'auto libereremmo anche dello spazio per fare quegli elementi di verde, perché poi è inutile che ci lamentiamo non abbiamo il verde quando poi abbiamo tutti la macchina parcheggiata sotto casa, perché poi sono degli elementi di trasformazione. Perché fidatevi, io ho vissuto a Bologna, a Torino, a Vicenza, a Venezia, in tante altre città, e a parte a Venezia dove tutti si conoscono perché tutti camminano e tutti si guardano negli occhi, a Milano si vive benissimo senza auto. Certo, bisogna rinunciare a alcune cose. Io la domenica faccio un po' più fatica ad andare in campagna, al massimo mi prendo la bicicletta, vado lungo i Navigli, vado al Parco Nord, dove poi posso anche pedalare in una di quelle misure che si diceva prima, il velodromo, che noi raccontiamo, la racconta Riccardo, ma non la raccontiamo mai come sistema di città. Noi siamo sempre a vedere quello che fanno le altre città, Copenaghen che racconta dei parchi, in realtà il velodromo è una misura di adattamento con una partecipazione di natura sociale, è quello che si chiama l'adattamento sociale al cambiamento climatico, da un buco fatto per una funzione idraulica arriva un'associazione che dice vabbè, che non ci date questo spazio, noi ci facciamo un bel velodromo e mantiene la manutenzione. Questo è un elemento di adattamento che forse in tanti dei racconti che andiamo a fare sono le esperienze che Milano fa senza volersi, nel Milano delle WIC diciamo che ci sono tante cose che non vengono brandizzate ma vengono fatte perché è normale farlo. Al tempo stesso credo che quindi questi elementi tra l'urbanistica, cioè tra la forestazione urbana, gli elementi del PGT, gli elementi anche di capire come lavorare su strumenti, provare a capire se quegli strumenti di sponsorizzazione del verde, visto il passato, no? Nel senso, se possono essere applicati anche nelle aree grigie, perché no? Perché non proviamo a capire anche questo? Però questo deve ritornare a essere una pratica, perché come dicevi ci sono tanta voglia da parte dei cittadini di partecipare a elementi di trasformazione della città. È chiaro che però noi abbiamo, visto che parliamo di paesaggio stasera, un confronto che abbiamo spesso con i colleghi anche intorno al tavolo della forestazione urbana, è che Milano, io adesso vengo da Bordeaux, la settimana scorsa ero a Bordeaux per un incontro, a Bordeaux tu a un certo punto esci dal centro storico, arrivi sul fiume, hai questa visuale aperta e ti sembra di respirare, corri, io corro, ho la passione di correre, quindi vado a correre lungo il fiume. A Milano, per trovare quella dimensione di visuale aperta, devo andare verso Chiaravalle, è l'unico momento, o il Parco Nord, sì, scusami, beh, devo anche andare a bilanciare col Parco Sud, se no non è che... però manca quella dimensione di apertura allo spazio, e quindi dobbiamo anche di noi essere capaci di integrare questi elementi di verde senza andare ancora di più a soffocare la città in un ambiente sempre più chiuso, che quello credo sia un elemento anche di visione che la città dà, di essere capaci poi di vedere anche oltre. Allora anche questi elementi di verde su cui stiamo ragionando tengono dentro questi elementi di apertura allo spazio, tengono questi elementi di cambiamento climatico come un fattore di cambiamento, tengono anche un elemento di inclusione rispetto a quelli che sono anche tutte le nuove cittadinanze che arrivano, i nuovi cittadini italiani. A me piace chiamarli, insomma, i nuovi cittadini italiani, non mi piace distinguerli nella funzione di altro, perché è un po' paradossale, ogni tanto sento queste critiche. Io prima ho lavorato molto sulla zona di Corvetto, nella zona sud di Milano, tutti si lamentano di Brenta, no? Dice lungo il viale è una zona pericolosa, altre cose, no, pericolosa sono delle persone che magari non hanno da spendere 7 euro per andarsi a bere uno spritz ai Navigli, che hanno i soldi per prendersi una birra a 1,50 euro, siedono sulle panchine e si riappropriano di uno spazio che noi abbiamo abbandonato. Ora quell'elemento anche lì di apertura che c'è, di spazio, ritorna a vivere in questa dimensione. Credo che questo sia un po' quello che la città stia provando a fare, lo fa a partire da una richiesta anche dei cittadini.
l'esperienza di Piazza San Gilberto, di Piazza d'Ergano con l'urbanismo tattico che è stato fatto, dimostra anche lì che un ripensamento dello spazio pubblico con una sua riapertura alle funzioni sociali è possibile, possa essere fatto integrando elementi di verde, elementi che favoriscono quello che è come dire, una qualità della vita. È chiaro che, e ritorno su un punto perché è un punto che poi porto sempre al tavolo, guardo Riccardo, perché c'è un tema di risorse, di finanziamenti. Io credo che la resilienza non abbia bisogno di soldi, ma sia, appunto, come dicevo prima, una capacità di saper ripensare l'esistente o gli strumenti di manutenzione. Faccio un esempio che è veramente ingegneristico, che è quasi noioso, che però secondo me è l'esempio, uno degli esempi migliori che abbiamo. Una rete, che è la società che gestisce per il comune sul territorio milanese la rete di distribuzione dell'energia elettrica, ha un piano della resilienza della rete di distribuzione senza investire un euro, perché lavora sul piano di manutenzione. Io credo che su tutta questa sia la dimensione vera di fare resilienza, sebbene come progettiamo gli spazi, come progettiamo l'esistente, e quando si parla di resilienza non c'è veramente un tema di risorse, c'è un tema di risorse quando si vuole aumentare il verde, quello bisogna dirlo, perché è vero che qui che il Parco Nord costa come 3 chilometri, però è anche vero che a noi da tabellario, adesso dicendo quelli che sono i costi, mettere un albero su un'area grigia, su un marciapiede, noi ci costa quasi 850 euro oggi come amministrazione, tra scavare, mettere in sicurezza, bunkerizzare o altre cose. Se uno fa un po' di calcoli, vede che mettere 850 euro un albero, mettere un albero su area verde costa 850 euro, il tema è, sono molte risorse. Sempre quello che io non capisco è quando si dice, sono un economista di formazione, quell'euro che ne vale 7, no? Quell'euro che ne vale 7, sì, ma prima capire dove vanno quei 7. E provo a spiegarmi, perché quei 7 euro di beneficio, se io faccio un intervento di piantumazione di 3 milioni di alberi che porta a una riduzione dell'inquinamento dell'aria, che porta a un miglioramento quindi della salute delle persone, finisce poi nelle casse di una regione che non investe magari appropriatamente insieme al comune sul verde, allora diciamo che quel 7 non diventa più 7 per la città, ma diventa un 2,5. Se poi quel 7 include il valore dell'immobile, perché noi abbiamo oggi visto che facendo del verde perimetrale agli immobili, gli immobili aumentano dal 10 al 15% del proprio valore, quindi io faccio un investimento, se quel 7 però mi include quel 10% di valore dell'immobile, allora sì che c'è bisogno che il privato insieme all'amministrazione investa in questi aspetti, quando troppo spesso invece ci ritroviamo ad avere un confronto rispetto non alle grandi trasformazioni, io parlo delle piccole trasformazioni, al conflitto voglio il parcheggio, voglio un albero, no? Allora io credo che sia anche questa dimensione pubblico-privato legato al costo e al beneficio che dobbiamo essere capaci di costruire insieme alla cittadinanza di Milano in questa prospettiva, anche perché credo che io ho questo sogno, che credo che sia il sogno di Riccardo da molti più anni rispetto a me, è che noi abbiamo anche molti tetti, abbiamo 24 milioni di metri quadri di tetti in città, non saranno tutti i 13 milioni di metri quadri che abbiamo detto, quelli potenzialmente verde, però sarebbe bello vedere una volta atterrare Milano dall'alto, quindi un paesaggio visto dall'alto, e vedere una città che sia verde per davvero. Non esistono molte di queste città, e credo che però l'indirizzo e il percorso che sta facendo Parco Nord, Parco Sud, la città di Milano insieme alla città metropolitana, vada in una direzione dove il verde diventa un elemento strutturale. Qualcuno ci dice dei risultati, dove sono, stanno arrivando, ricordiamoci bene che comunque è una trasformazione che non può essere. Il Parco Nord ci ha messo 20 anni, ma oggi è un polmone vero della città che ci aiuta anche ci ha aiutato a risolvere molti dei problemi anche di allagamenti che ci sono rispetto a alluvioni precedenti. Credo che piano piano arriveremo ad avere quello che è il sogno di tutti, avere una città più verde, ma perché alla fin fine quella città più verde mette in sicurezza il futuro delle nostre generazioni, ma dà anche a chi è a fine, diciamo, generazione o fine vita, un elemento anche in più di serenità su come vivere lo spazio. Io ho provato a dare questo piccolo contributo alla dimensione di quello che stiamo provando a fare come resilienza, senza parlare di resilienza, perché sennò poi diventa una parola inflazionata. Grazie. Grazie Piero Pellizzaro. Volevo aggiungere che il tema delle risorse è sempre importante, lo sappiamo, però insisto, perché l'abbiamo verificato, per esempio in via Montebello, dicevi trasformare il grigio in verde, 10 anni fa abbiamo trasformato il grigio in verde, ma perché c'era un progetto che girava da anni, diciamola tutta, in Comune di Milano e non è mai stato realizzato perché veniva ritenuto l'interesse del privato.
quando è arrivato sul mio tavolo ho detto no, questo è l'interesse della città, ed era tutto un marciapiede in via Montebello dietro il consolato americano, lo si vede perché è parzialmente irrilevato, perché poi ci sono sempre le reti in sottosuolo e quindi non sempre è facile piantare alberi, ed è stato realizzato ed è a tutt'oggi mantenuto dal privato, che è un frontista che sotto casa sua ha detto posso fare questa cosa, gli era stato risposto di no. Quando poi invece gli abbiamo risposto di sì, l'ha fatta, è stato entusiasta. Il verde dietro il Corriere della Sera, idem, cioè sì, però, bisogna scendere tra i cittadini, no, ma è quello che si sta facendo in effetti. Esatto, e anche bisogna anche avere un po' di chiarezza rispetto, nel senso, noi negli ultimi 2 anni, 3 anni abbiamo avuto un cambiamento del codice degli appalti, no? Che arriva da altre parti, e col codice degli appalti adesso lo vogliono ricambiare un'altra volta, a prescindere da quale governo sia, però cambiano le modelli di sponsorizzazione, quello che è permesso fare o non è permesso fare. Avere anche un po' di chiarezza, certo, e avere un 5-10 anni dove le leggi rimangono quello che, certo, sono, credo sia un aiuto. E l'altra cosa che volevo aggiungere, sempre in questo ragionamento che abbiamo anticipato dall'inizio della serata, è la partecipazione, quindi la convergenza di tutti verso questo obiettivo che è comune, il paesaggio è bene comune, ed è fatto di multifunzionalità. Il velodromo, che è anche vasca di laminazione, usando la parolaccia, ma quello è, però è il multifunzionale che può entrare anche, l'abbiamo visto per esempio la volta scorsa, in un cortile, postaccio orrendo, o un'area abbandonata di Milano che diventa improvvisamente uno spazio verde. E c'è il tema del verde, del benessere, del microclima, ma anche della qualità, anche solo percettiva, estetica di una città, che può certamente migliorare. Il tema infatti è capire come far convergere energie che esistono, che anche in alcuni casi ribollono, per esempio in via Washington, a partire da un condominio, adesso sono 35, parlo sempre di quello che abbiamo fatto una decina di anni fa, che man mano si sono presi cura di uno spazio pubblico, tolto ai costi del Comune di Milano, perché il partenariato ti fa questo, ti solleva dallo spender tu e spendono i privati, a tutt'oggi è gestito dai cittadini, che amano farsi contagiare, quindi lanciare un'idea, praticabile naturalmente, giustamente con le norme e le necessità di cui, è però forse la soluzione da perseguire in primis, no? Per coinvolgere. Se posso aggiungere, poi mi taccio, nel senso, di recente ho incontrato un giornalista danese che mi ha fatto una domanda e poi mi ha fatto un commento, cioè se è nata una domanda, se è nata una risposta da solo dal suo punto di vista. Lui dice, ma giro molte città, perché fa questo documentario sulle città in giro per il mondo, e dice, vado in tutto il mondo, però mi sembra che tutto quello che succede a Milano non succeda nelle altre città, succede talmente tanto. Dice, però mi sembra anche che non ci sia una visione a Milano, mi sembra che in realtà tutto questo venga abilitato senza dover sempre stringere la maglia dentro una visione comune. È in realtà più una capacità di abilitare elementi di trasformazione, perché spesso noi siamo sempre a pensare al piano, alla strategia, alla visione. Quello che diceva lui, secondo me, qui voi lo state facendo, forse senza una visione avete creato quel caos che in realtà genera una trasformazione che è molto più dirompente rispetto ad altri elementi, cioè nel senso di dire, più che imbrigliare dentro a un qualcosa, una cosa, non è che male negli ultimi anni le amministrazioni insieme al privato hanno più abilitato la trasformazione. Non è solo il mio pensiero, però è una riflessione voglio fare anche, che pianificare o definire piano sempre in qualcosa non è forse sempre l'elemento più appropriato, ma è più l'elemento di abilitazione. Credo che siamo in un momento che la creatività vada abilitata più che programmata. E sai cosa può essere anche? Che la vivacità, sì, del Comune di Milano, che uno legge a livello di Comune di Milano, sta nei cittadini di Milano, per cui la legge al Comune, ma la legge qui, Claudia Zanfi per esempio ha fatto tantissime cose, alcune le abbiamo fatte anche lì insieme, stando, cioè proprio la base che chiede di fare, e quindi l'importante è aprire strade. Volevo ricordare il bonus verde, i cittadini hanno possibilità, diciamo sempre le risorse, certo, di poter detrarre, cioè, oltre il divano di casa, siamo riusciti anche... No, aspetta, no, scusi, Francesca, è piccolo, ma a molti sfugge. Io adesso vorrei, scusate, che faccio... Aspetta, Piero, fammi, finisco. A molti sfugge che il bonus verde, aspetta, che 5.000 euro che sono detraibili come costo cada uno privato, se tu sei in condominio, infatti nei condomini stiamo facendo formazione, perché poi gli amministratori di condominio sanno tutte di caldaie, di cortili, di cose, zero di verde, non gli importa nulla, non ne sanno niente. Se tu moltiplichi il 5.000 cada uno dentro un condominio di 10-20 persone, fanno 50.000, 100.000 euro, con i quali fai il cortile verde, il tetto verde dei Clever Cities che avete previsto. Quindi vanno matchate le possibilità, aggiunte altre nuove e rese
note, perché poi molto non è noto. Abbiamo un bando da 23 milioni di euro sull'efficienza energetica, che ha Sportello, che è aperto l'anno scorso, che ha 5% se cambi la caldaia, 15% se fai caldaia in involucro, 20% se fai caldaia in involucro e tetto verde, che è cumulabile col 55%, che è cumulabile col bonus verde, spiegato in tutte le salse, e però fa fatica a prendere. Cioè, che vuol dire che però facciamo fai i conti, tu hai l'80% dell'intervento di riqualificazione della propria casa, incluso il verde, che ti viene ripagato, tra l'altro con il credito d'imposta, l'80% di questo 80% ti viene dato nell'arco, nel mese successivo alla chiusura dei lavori. Quindi di base tu hai, recuperi il tuo investimento in il tempo di fare i lavori, paghi la tua fattura e poi ti viene restituito. Allora qui credo che c'è un tema, e poi mi taccio veramente, non è solo di strumenti di abilitazione ma anche di responsabilizzazione, certo, da parte di generazioni di diverso livello, i giovani da un lato ma anche da chi crede di aver già fatto, già dato, che in realtà si può dare ancora, e credo che venerdì, la manifestazione di venerdì dei ragazzi per il futuro di questo pianeta sia un segnale forte che ci sia bisogno di responsabilità. A proposito di venerdì e di Danimarca che prima hai citato e poi abbiamo finito, mi viene in mente, vi dico che se vi interessa, il 10 aprile siamo nel fuorisalone del Salone del Mobile di Milano con il presidente dei paesaggisti di Norvegia a parlare di spazio aperto e del progetto per lo spazio aperto tra nord e sud. Quindi anche un tema lì interessante con tutte le differenze del caso. Officina 35 in via Tortona. Grazie a tutti e alla prossima data ci sarà Giuseppe Barbera con Abbracciare gli alberi, quindi il tema sarà il desiderio ancora una volta di verde, la passione per il verde e la gestione e cura dello stesso.